viene molto evocato lei, perché c'è la copia distratta del presidente Monti, il voto di Monti, di Renzi e di Casini, il presidente Conte Monti. Insomma, mi pare che nonostante lei sia da un po' di tempo fuori da Palazzo Chigi, è ancora molto presente nei pensieri di Salvini? Beh, ma lei ha dimenticato le ultime due o tre uscite di Salvini che, dopo queste che mi avevano divertito, mi preoccupano, perché è in corso un'escalation dell'elogio da parte di Salvini nei miei confronti, sempre in misura limitata, sì, ma è evidentemente fatto per colpire Conte, perché recentemente nelle sue riflessioni intorno all'ultimo dell'anno Salvini ha detto, scritto, twittato più volte: io ho strenuamente combattuto il governo Monti, ma in fondo era molto meglio di questo, c'era leadership, eccetera. Io avrei solo una precisazione: non è vero che Salvini ha combattuto il governo Monti, perché quando c'era quel governo Salvini era tranquillamente europarlamentare, prima aveva votato come tutti il trattato di Lisbona, eccetera. È vero che ha fatto invece una fortissima battaglia postuma ai principali prodotti del governo Monti, a cominciare dalla legge Fornero. Diciamo che su Elsa Fornero si è molto dedicato. Mentre non può accreditarsi dell'enorme merito di aver fatto una guerra continua al governo Monti, peraltro. Insomma, diciamo che per quanto riguarda lei è passato da uomo nero a benchmark positivo rispetto al governo Conte. Insomma, nella vita le sorprese non finiscono mai, caro il mio senatore Monti.